Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Venite al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi e preghiamo oggi in questa Santa Messa per l'unità di tutti i cristiani. Sull'esempio di San Leopoldo che ha speso la propria vita, per questo anche noi chiediamo il suo aiuto e l'aiuto del Signore perché questa unità sia vera e profonda, perché tutti siamo uno. E ci presentiamo al Signore riconoscendo che siamo sempre invece deboli nel seguire i suoi insegnamenti. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, creatore e padre, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda con bontà il gregge del tuo Figlio, perché quanti sono consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite «Tu siediti qui comodamente» e al povero dite «Tu mettiti là, in piedi» oppure «Siediti qui, ai piedi del mio sgabello»,
Non fate forse discriminazioni e non siete giudici dei giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi. Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono i ricchi nella fede ed eredi del regno, promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono loro che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Certo, se adempite quella che, secondo la Scrittura, è la legge regale, amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene. Ma se fate favoritismi personali, commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Parola di Dio. Il Signore ascolta il grido del povero. Il Signore ascolta il grido del povero. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore ascolta il grido del povero. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore ascolta il grido del povero. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltandosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore.
Questo brano del Vangelo secondo Marco è ritenuto dagli studiosi delle Sacre Scritture un punto cruciale dell'intero Vangelo. Qui Gesù, di fronte ai suoi discepoli, fa una domanda diretta sulla sua identità, divisa in due parti. La gente chi dice che io sia? È la prima domanda. Quindi una domanda più aperta, diciamo, dove i discepoli erano chiamati non a dire direttamente, anche se sappiamo che ogni volta che parliamo e diciamo, esprimiamo comunque una nostra opinione, ci mettiamo del nostro, ma la gente chi dice che io sia? Per poi andare più direttamente, ma voi chi dite che io sia? Ed è bello perché in questo momento anche noi veniamo interpellati, dopo aver fatto questo percorso con la prima parte del Vangelo secondo Marco, ecco che arriva anche per noi la domanda: ma tu che fino ad ora hai ascoltato la mia parola, chi dici che io sia? E qui abbiamo Pietro che sappiamo dare questa risposta: tu sei il Cristo. Nell'altro Vangelo sappiamo che Gesù a Pietro dirà: è beato te Pietro, perché il Padre mio ti ha rivelato questo. Comunque Pietro dice: tu sei il Cristo. Ecco, momento della rivelazione. E da qui comincia una svolta, perché Gesù, e dice proprio l'Evangelista che parla apertamente, cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Ecco qua. Questo è il Messia, questo è il Cristo, questo è il Gesù che avete davanti. E subito l'uomo si ribella a questo. Non sia mai, Signore, per te questo. Ma Gesù, che conosce bene, che da Dio sa quello che Dio desidera per l'uomo, sa quello che Dio è disposto a fare per amore dell'uomo, dice a Pietro, che rappresenta l'umanità, che si ribella: vai dietro a me, Satana, tu non parli secondo Dio, ma secondo l'uomo. Non c'è molto altro da evidenziare, perché questo brano porta ognuno di noi ad interrogarci fino in fondo su come noi viviamo la presenza viva di Dio nella nostra vita, attraverso il Figlio Gesù Cristo che ce lo ha rivelato. E quindi prendiamoci del tempo proprio per dare la nostra risposta in profondità a questa domanda diretta che Gesù fa anche a noi.
Benedetto sei tu, Signore e Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore e Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, che nell'unico sacrificio del tuo Figlio ti sei acquistato un popolo di adozione, concedi e custodisci sempre nella tua Chiesa i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui ci hai portato alla conoscenza della tua verità, affinché formassimo la Chiesa, suo corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. Per mezzo di Lui a tutti i popoli hai donato il tuo Santo Spirito, principio mirabile della varietà dei carismi e artefice di unità nell'amore. Egli dimora nei tuoi figli di adozione e riempie e guida tutta la Chiesa. E noi, uniti all'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito,
prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Pietro e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ecco, ora possiamo rivolgerci al Padre unendo le nostre preghiere, tutti, quella di tutti gli altri figli dispersi, e in particolare chiedendo al Padre l'unità di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come è in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Buona giornata. Thank you.